Sono con Roberto e Gualtiero Carraro, che sono titolari di un'azienda che si occupa di progetti multimediali di una nuova generazione che si chiama Applix, che hanno sviluppato un'app per tablet, per iPad, che si chiama Bible World ed è stata presentata in Vaticano in questi giorni e ha suscitato un enorme interesse, perché è un'applicazione che si occupa di presentare in modo completamente innovativo il libro dei libri, che è la Bibbia. Che cos'è Bible World? Bible World, come dice la parola stessa, è il mondo della Bibbia, quindi è un viaggio nella Bibbia attraverso il tablet, quindi attraversando il testo ma anche i tempi e i luoghi della Bibbia, un viaggio realizzato con, diciamo, le modalità tipiche dell'interattività immersiva, quindi del videogame, però applicate alla cultura. In estrema sintesi, questo è Bible World. Il progetto è stato sviluppato insieme a una casa editrice molto importante nel mondo del mondo cattolico, che sono le Edizioni Paoline, che ha una lunga tradizione di edizioni legate non solo alla Bibbia ma anche a tutti gli altri testi sacri. Come è stato accolto la vostra idea da parte di un editore così particolare? Decisamente in modo molto favorevole, in quanto addirittura in questi giorni inizia la celebrazione del centenario della famiglia Paolina e il fondatore Alberione, come è stato detto nella presentazione di Bible World, aveva posto la pubblicazione della Bibbia al centro della missione di questo organismo, diciamo, della Chiesa, e quindi le nuove forme, e l'app è sicuramente una nuova forma della comunicazione digitale, sono congeniali anche alla loro missione. Quindi da questo punto di vista c'è stato un accordo totale e anche una grande intesa nella fase di sviluppo, compresa l'idea che l'app fosse destinata a un pubblico internazionale. Infatti è uscita subito in 4 lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo, che sono le principali lingue dei cattolici del mondo. Sì. L'applicazione immagino che sia stato un parto difficile, ma ovviamente molto, molto entusiasmante e affascinante. Ci volete raccontare qualcosa di questi anni di progettazione? Che sono 3 anni. In sostanza il progetto nasce 3 anni fa con tutta una serie di suggestioni, di ricerche su nuovi linguaggi. Perché si potrebbe dire che Bible è decisamente innovativa dal punto di vista linguistico. Siamo di fronte a un'applicazione che esplora nuove dimensioni della rappresentazione del sapere, perché la Bibbia è anche una forma, una grande forma culturale, utilizzando però il linguaggio tipico dei videogiochi e quindi la tridimensionalità. Anzi, potremmo dire in modo più esplicito che si tratta di uno dei primi libri in 3D. Sì. Cioè, in questo caso possiamo affermare che la nostra ricerca di questi anni si è concentrata per sviluppare veramente un prodotto editoriale innovativo, tattile, tridimensionale, immersivo. Queste sono le 3 direttrici di ricerca, che però non hanno trascurato la componente culturale oltre che tecnologica. Quindi abbiamo reinterpretato questa sfida tecnologica di innovazione del linguaggio recuperando delle forme linguistiche e culturali del passato di straordinaria forza, come ad esempio la cattedrale tridimensionale, che da sempre è una forma di rappresentazione tridimensionale del linguaggio biblico, la cosiddetta Bibbia Pauper. Sì. L'abbiamo ricostruita, abbiamo disegnato tutti i simboli della Bibbia, li abbiamo collocati sulla parete, come su questa cattedrale di riferimento, che è la cattedrale di San Miniato al Monte a Firenze, con questi segni bianchi e neri straordinariamente eleganti, che però disegnano tutti gli episodi della Bibbia. Quindi questa è la cattedrale delle cattedrali. Se le cattedrali sono sempre una rappresentazione del testo biblico, della Sacra Scrittura, nell'arte sacra, questa in qualche modo cerca veramente di rappresentare tutta la Bibbia, non solo un elemento, non solo alcune parti. E quindi abbiamo la Genesi sul pavimento, abbiamo l'Apocalisse sul soffitto, abbiamo l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, i profeti e così via, sì. E inquadrando
le varie parti della cattedrale, consultiamo i frammenti della Bibbia corrispondenti, come in una vera cattedrale, più di una vera cattedrale. Quindi il concetto tridimensionale non è solo legato alla spazialità, ma è legato all'immersione. Certo, anche perché viene utilizzata nella fruizione il brevetto Bubble Viewer di Aplis, che permette di trasformare l'iPad in un visore che sta attorno a noi. Quindi, come aveva detto Steve Jobs quando aveva presentato una nostra precedente app, it's an larger canvas, è una tela più vasta. Il nostro iPad non è un oggetto che sta sul pavimento o sul tavolo, viene preso in mano, diventa un nuovo modo di relazionarsi con lo spazio intorno a noi, e quindi diventa uno strumento cinestetico. Introduciamo nuovi sensi nella dimensione del sapere. Quindi un'app multisensoriale in cui l'esperienza corporea diventa in qualche modo coinvolta nel processo di apprendimento. Sì, e quindi è uno spazio che, a differenza della realtà aumentata, non è esterno, ma è all'interno del proprio spazio vitale. Diciamo che la realtà aumentata ha dei grossi limiti per il fatto che si deve relazionare per forza nel contesto in cui si è. Per fruire della Sistina bisogna essere nella Sistina con la realtà aumentata. Con la realtà immersiva, quindi con Bubble Viewer, noi proponiamo un ambiente che sostituisce la realtà, e quindi ci può essere in qualunque punto e fruire, essere nel Colosseo, oggi è al tempo di Nerone, o nell'oltretomba di Dante, o appunto nella cattedrale virtuale. Quindi c'è maggiore libertà espressiva, c'è maggiore ricchezza, c'è maggiore opportunità linguistiche rispetto alla realtà aumentata, che pure è una delle componenti che in qualche modo a cui stiamo guardando. Quindi con Bubble View, che oltretutto è un brevetto vostro, si potrebbe addirittura immergersi in concetti astratti, filosofici, metafisici. Assolutamente, infatti devo dire che una parte di Bubble Viewer è proprio il mondo dei simboli della Bibbia, che è come un iperuranio platonico, anzi, per la verità, ricorda di più visivamente il paradiso di Dante, cioè qualcosa di completamente immaginario, è una costellazione di simboli che ci circonda, io mi sento immerso in questa nuvola di simboli, cliccandoli, esplorandoli anche per costellazioni dedicate al corpo umano, alle piante, agli animali, scopro come la Bibbia, nei simboli dell'agnello oppure dell'acqua, hanno spiegato il significato delle cose in rapporto alla religione.